Ragazzi, stiamo andando nella stanza delle strutture. Proveremo a fare un'indagine lì. Una piccola tasca. C'è qualcuno qui? Se c'è qualcuno potrebbe farvi illuminare lo strumento? Gli strumenti li abbiamo in mano. Se ti avvicini lo strumento si illuminerà. Provaci. C'è qualche prigioniere qui? O si deve muovere? Anch'io. C'è qui? Se c'è qualcuno qui in mezzo a noi, facci brillare lo strumento, per favore. Oppure spaventaci, toccaci. Basta che non toccate me. Invece sì. Mettici paura. Muove qualche oggetto, fai cadere i quadri, qualsiasi cosa. Però fatti sentire. Vi torturavano qui? Facevano del male. Non ti vuoi far sentire? Ti vergogni? Hai paura? facciamo del male, noi non ti facciamo del male, assolutamente no. Quindi con noi sei al sicuro. Quindi può venire... Cos'era? Morirà. Morirà. Senti tu? No. Sì. Sei qui? Qui ragazzi siamo nella cucina e siamo esattamente nel punto in cui, in poche parole, la sede si muoveva da solo. Sì. Dove è capitato a un gruppo che la tenda si muovesse. Proprio in questa maniera, eh? E qui dietro non c'è assolutamente niente. No. No. Guarda. No. No. Guarda. No, non ci posso credere. Ciao. Ciao. No, no. Si sta muovendo. Scusatemi, fatemi inquadrare, fatemi inquadrare, fatemi inquadrare. Guarda, guarda. Ma io sento passare, sento aria, raga. L'aria è qua. Così. In teoria, effettivamente qui non arriva nulla. Arriva aria da qui. Come sentite più aria? Da lì magari un po' di aria. E qui è vero. Sì, qui di dietro sì. Niente. E che cosa vuol dire? Che fa così? Si muove, guardala. Guardala. C'è qualcuno qui alla tenda, illumina il K2. C'è vento. Uno spifferino passa, bisogna vedere se è abbastanza per sollevarla. Vento. Dovrebbero muoverla di più. Potete muoverla. Ma anche la catena lì, guardala. No. Sì, sì, quella lì, guarda. Sì. Sì. Si muove anche quella. No. Sì, ma lì, sai, lì è proprio sotto la spiffera, potrebbe infatti, muoverla la porta. È il vento, eh. Ma senti che aria. Ragazzi, adesso andiamo esattamente nelle grotte delle prigioni. Sì. Dove vari fenomeni sono stati catturati, come VP e strani rumori. Andiamo. Qui ci facciamo le torture. Sì. Qui ci troviamo subito in una stanza. Yes. Dove venivano torturati i prigionieri. Adesso faremo una sessione di Ghostbox per capire bene se qualcuno qui è... C'è qualcuno qui? Può rispondere tramite la strumentazione? Stanza, ci facciamo le torture? Facciamo le torture? Sei stato torturato, vero? Ti hanno fatto del male? No. Parla chiaramente, a modo. Ci puoi dire il tuo nome? puoi rispondere cantando. Si parla tutto questo. Ma che parlano con loro, è vero. Parlate con noi, non fra di voi. Quanti siete? Non dovete aver paura. In quanti siete? Possiamo fare qualcosa per voi? Noi vogliamo informazioni. Che anno sei morto? Che anno sei morto? Che anno sei morto? È vero, è vero, è vero, guarda, non facci. Capito c'è? In che anno sei morto? Rispondi adesso. Come ti chiami magari? Attento. Ha detto? Forse più attento. Perché attento? Ti ricorda qualcosa questa catena? Non ci devi minacciare. Noi siamo persone buone. Vuoi che ti leghi qui? Grazie. Le casse? E tu che ti appendi qui? Ti piace o non ti piace? Dimmelo. Io non ti voglio fare del male, assolutamente. Riesci a rispondere con le parole? Puoi rispondere con un canto? Prova a prendere in giro la strumentazione, usala per fare qualsiasi cosa. Fare un rumore, fa muovere la catena, fa qualsiasi cosa. Non riusciamo a comunicare con loro. Se non vuole comunicare con noi, magari non so. Sta. Qui con noi c'è un uomo e una donna. Niente ragazzi, sembra che per il momento non riescono a comunicare con noi, o almeno non vogliono comunicare con noi. Adesso stoppiamo la sessione di combo. Strano. Adesso ragazzi io e Federico ci andiamo nella grotta. Nella grotta. Andiamo nella grotta delle torture. Sì. Dei prigionieri. Rimaniamo soli io e lui. Tanto Fabrizio rimarrà solo con la cameraman. Sì, piaceremo la telecamera, la videocamera in terra in modo che riprenda noi. Ragazzi, adesso iniziamo nella sala di torture, quella una grotta, io e Federico rimarremo soli e gli altri ci aspetteranno giù. Chiamate se avete bisogno. Vai. No. Vai. Cosa io? K2. C'è tutto? Sì. Vai prima te che c'è la torcia. Fatti da qui dietro. Questa è l'ultima sala della tortura, quella più... Sì. Un pochino più inquietante, anche perché per entrare è basso e in poche parole questa grotta hanno sentito dei chiari VP al naturale senza strumentazione. Sì. Adesso io e Fede rimarremo qua. Eccoci. Adesso io e Fede rimarremo qui, nella speranza che qualcosa ci spaventi, comunichi con noi.